Salve, sono Davide Della Porta della Oasis SRL, un centro di ricerca situato in Campania, nella provincia di Avellino. La Oasis si occupa di biotecnologie utilizzate in agricoltura e di consulenza nel settore dell'innovazione. Da oltre 10 anni ha però avviato una serie di attività legate ad attività di ricerca per il contrasto del cinipide galligeno del castagno. Già nel 2010, infatti, insieme ad altri enti pubblici di ricerca, ha avviato un primo importante progetto di ricerca che dal nome Optimus, insieme al Dipartimento di Agraria dell'Università di Torino e al CNR PSP di Portici. Il cinipide è arrivato in Europa nel 2002, è stato trovato per la prima volta nella regione Piemonte, è arrivato attraverso delle piante di castagno che venivano dal Giappone, che non avevano sicuramente osservato un periodo sufficiente di quarantena. Dal 2002 questo flagello del castagno, il cinipide galligeno, si è diffuso prima in tutta Italia. I primi riscontri in Campania sono avvenuti nel 2008 e poi dall'Italia il cinipide galligeno si è diffuso un po' in tutta Europa. Oggi il cinipide galligeno lo troviamo in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi Portogallo, Spagna, Francia, i paesi balcani, quindi Albania, Slovacchia, Grecia e anche in Turchia. Il cinipide galligeno io lo definisco un insetto molto molto evoluto perché è complicato combatterlo. Tenete conto che vive probabilmente per 350 giorni all'anno all'interno della pianta di castagno. Cosa significa questo? Significa che dal momento in cui dallo stato larvale diventa farfalla, quindi esce dalle galle, all'aperto non vive più di una settimana, forse due. In questa settimana pensa sostanzialmente ad una sola cosa, quella di andare a deporre le uova sulle gemme di castagno. Quindi il danno lo causa in questo modo, andando a deporre, andando a ovodepositare le proprie, diciamo così, uova per riprodurre la propria specie. Andando a depositare le proprie uova sulle gemme, l'anno successivo, se sono quelle a frutto, non produrranno ricci. Se sono quelle a legno, la pianta in qualche maniera crescerà di meno e quindi si avranno una serie poi di problemi fisiologici in termini proprio, diciamo così, produttivi per la pianta. Oggi una delle cose che si è notato è che le piante fortemente attaccate da cinipide producono delle castagne che in qualche maniera sono più attaccate da altri agenti biotici e abiotici. Una delle problematiche grandi che stiamo affrontando in questi ultimi anni è il marciume interno del frutto, che probabilmente c'è sempre stato, diciamo così, nella produzione castanicola, però ha raggiunto delle percentuali molto molto elevate proprio perché il cinipide ha indebolito sostanzialmente la pianta, le difese immunitarie della pianta e quindi una serie di agenti hanno preso il sopravvento, tra questo appunto questi funghi che creano il marciume. E in questi 10 giorni una delle cose che chiaramente ci ha colpito tantissimo non ha necessità nemmeno di mangiare. Non si deve accoppiare e queste sono, diciamo così, le caratteristiche che lo rendono, come dire, uno di quegli insetti estremamente complicato da combattere. L'unico strumento efficace per tenere in qualche maniera sotto controllo
il cinipide e quello della lotta biologica. Quindi si è individuato un parassitoide specifico, che è il Torimus sinensis. La Oasis sono ormai oltre 10 anni che alleva questo parassitoide, il Torimus sinensis, produce circa dai 600 a 1 milione di esemplari ogni anno, esemplari che vengono poi distribuiti ormai non più tanto in Italia, ma soprattutto nei paesi del bacino del Mediterraneo. La lotta quindi al cinipide è una lotta che può essere fatta esclusivamente con la lotta biologica e utilizzando delle buone pratiche agronomiche. Cosa significa? Significa che, ad esempio, quando si effettua la potatura, la ramaglia con le galle secche non devono essere più bruciate fino ad almeno il 30 di maggio, perché dalle galle secche possono uscire o altri torimus o eventualmente dei parassitoidi autoctoni. Questa è una buona pratica agronomica che non sempre gli agricoltori rispettano, ma che vi posso garantire ha un'importanza straordinaria per il contenimento nel tempo del cinipide. Anche perché il cinipide non abbandonerà più i nostri castagneti. Il Torimus sinensis ci può aiutare esclusivamente a mantenere sotto la soglia del danno economico l'effetto del cinipide galligeno. Ed è un po' questa la strategia che in qualche maniera in questi anni si sta attuando. Come dicevamo, produce il Torimus sinensis. Questi insetti vengono inseriti in delle falcon. Queste falcon al loro interno consentono un'alimentazione del Torimus sinensis.
Falcon, il Torimus sinensis, può vivere ad una certa temperatura per diversi giorni. Ogni lancio di Torimus sinensis è costituito da circa 200-220 insetti, fatti per lo più da esemplari di sesso femminile, circa 130-160, e da 50-60 maschi. Oggi, diciamo, il bacino del Mediterraneo è servito decentemente da un sistema logistico abbastanza sviluppato che ci consente di effettuare le consegne tra le 24 e le 48 ore. Altra attività che forniamo alle aziende agricole è la verifica dell'avvenuto insediamento dell'insetto che viene rilasciato. Questa verifica ci consente di capire se, a che livello è arrivata, diciamo così, l'insediamento del Torimus sinensis. Altra attività che svolgiamo è quella di corsi di formazione, sia per la gestione biologica dei castagneti che per la gestione integrata. Cinipide galligeno del castagno, come dicevo, non abbandonerà più i castagneti del bacino del Mediterraneo. Le aziende agricole devono imparare a convivere con questo terribile insetto e a saper favorire lo sviluppo all'interno delle proprie aziende del Torimus sinensis.